Alex Britti è tornato single. Il cantante non sta più insieme alla madre di suo figlio Edoardo, ma cosa è successo? Alex Britti ha spiazzato tutti nella sua ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cantante ha dichiarato di essere tornato single. Tuttavia, nonostante la notizia sia stata data ora, risale a diverso tempo fa. Ma cosa è successo? Leggi anche, H7 Ivan malattia, trovato un nodulo nella gola del cantante, ma come sta oggi? Ultime news: Alex Britti è un papà single, cosa è successo con la madre di suo figlio? Alex Britti è finalmente uscito allo scoperto parlando della sua vita sentimentale. Il cantante si è sempre tenuto lontanissimo dal gossip e non ha mai amato essere al centro dell'attenzione mediatica. Oggi, nella sua ultima intervista del Corriere della Sera, ha svelato di essere tornato single e di essersi lasciato con la sua ex compagna Nicole, dal quale ha avuto suo figlio Edoardo, che adesso ha 5 anni. La rottura, tuttavia, non risale a giorni recenti, bensì a 3 anni fa. Il cantante e Nicole, la sua ex compagna, molti rumors vedevano Alex Britti sposato in segreto, ma nulla di tutto questo è reale. Con l'ex fidanzata non si è celebrato alcun matrimonio. Ecco le parole del cantante al noto giornale. Il rapporto con il figlio Edoardo: Alex Britti è un papà single e si dedica a tempo pieno al suo piccolo Edoardo. Nel corso della sua intervista ha svelato quale sia il loro rapporto. Il sangue non mente. Il figlio del cantante è rimasto folgorato dalla chitarra di suo padre e spesso in passato gliela chiedeva insistentemente. Il mondo della musica è pronto per un Britti Junior? Ecco le parole di Alex, Alex Britti e suo figlio Edoardo. Foto, chiocciola Alex sottolineatura Britti, IG, l'amore per il calcio e per la S Roma. Non tutti sanno che Alex Britti è un grande tifoso romanista. Lui descrive questa passione come viscerale, ma il suo idolo non è Francesco Totti, bensì Falcao. Ecco cosa ha raccontato al Corriere, seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!